Infatti, il Consiglio Comunale di Campobasso approva il 5 maggio il nuovo regolamento, nel quale si stabiliscono novità sostanziali circa le commissioni consiliari. I gruppi, entro 20 giorni, devono comunicare i nomi dei componenti. Le minoranze lo fanno, la maggioranza, con il Partito Democratico, lo fa in netto ritardo, soltanto poche ore fa. E dopo vari richiami del Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Sabino Iafigliola. Così, il gruppo del Movimento 5 Stelle convoca una conferenza stampa dove il suo capogruppo Simone Cretella sottolinea: un ritardo di un mese davvero ingiustificabile, gravissimo e inaudito. Il Partito Democratico, in particolare il maggiore partito di maggioranza, ha avuto oltre un mese per poter incasellare pochi nomi all'interno della tabella delle nuove commissioni, ma evidentemente hanno prevalso altri tipi di interessi, hanno prevalso quelle lotte all'interno di questa maggioranza così variopinta. Loro la chiamano coesa, la chiamano granitica, ma in realtà ogni qualvolta si tratta di doversi spartire qualcosa, vengono fuori tutte le anime interne. Ovviamente ognuno rivendica il proprio peso politico e puntualmente, non volendo rinunciare nessuno a nulla, si verificano questi episodi. Accumulare un mese di stop di fatto dell'attività consiliare è un fatto gravissimo, anche perché in questo mese la Giunta ha continuato a deliberare, le determine sono andate avanti e il Consiglio Comunale è di fatto restato completamente allo scuro di tutto ciò che è successo. Il Presidente del Consiglio Comunale, che è una figura al di sopra delle parti e garante, ha chiesto, e comunque però un membro della maggioranza, ha formalmente dettato un termine, quello del 27 maggio, entro il quale termine tutti i partiti, ad esclusione del Partito Democratico, hanno formalizzato le designazioni delle commissioni. Il Partito Democratico se n'è veramente infischiato di questo termine, quindi scavalcando tutta quella che è proprio la prassi, la buona anche educazione se vogliamo, il rispetto di tutte le forze politiche, prendendosi il tempo che riteneva più opportuno. In realtà doveva sciogliere evidentemente quei nodi, quelle lotte, questo braccio di ferro che c'è stato, scaturendo questo ritardo veramente, veramente incomprensibile.